Come CGL CISL UIL oggi siamo a Bruxelles a presentare la nostra posizione all'ambasciatore italiano e ai rappresentanti italiani del Parlamento europeo sul quadro finanziario pluriennale dopo il 2020 della politica di coesione europea sull'economia, sul sociale e sulla coesione territoriale, perché all'inizio di maggio la Commissione farà la sua proposta sul finanziamento del bilancio europeo e presenterà la prima bozza di regolamento dei fondi europei a partire dal 2020. Anche se gli inglesi sono usciti dalla Comunità europea, il bilancio dell'Unione non deve essere al di sotto dell'1% e per noi questo è un punto importante, dell'1% del prodotto interno lordo dell'Unione stessa. Questo per poter innanzitutto finanziare adeguatamente la politica di coesione, come dicevo prima, economica, sociale e territoriale, che da sempre un punto importante del Trattato dell'Unione, che permette di creare le condizioni più eque tra le regioni e i cittadini stessi. E per questo motivo è importante che i fondi europei continuino ad essere riconosciuti a tutte le regioni italiane, perché l'idea di qualche politico europeo è quello di tagliare questo riconoscimento. Noi chiediamo invece che a tutte le regioni italiane venga riconosciuto i fondi europei per favorire l'inclusione, l'occupazione e anche rilanciare tutto il sistema produttivo e le infrastrutture, sia quelle materiali che quelle immateriali.